Crunk crunk castori. Allora, Bruno, tu che dici? Avranno ascoltato i castorini il racconto della mamma di Gesù? Secondo me sì. Se avete ascoltato il racconto parla proprio della mamma di Gesù, che era una mamma speciale, ma è la mamma di tutti noi, la nostra mamma del cielo. E per fortuna questa mamma speciale sta un po' nel cuore di tutte le mamme. Allora, io e i vecchi castori ci chiedevamo, chissà se i castorini sanno che maggio è proprio il mese dedicato alla mamma di Gesù, alla nostra mamma del cielo. Allora, se non lo sapete, ve lo diciamo noi. E tutti quanti siete stati così bravi, avete imparato tutti la preghiera del castorino, ma c'è proprio una preghiera speciale che è proprio per la Madonnina, l'Ave Maria. Allora, chi non la sa, vi chiediamo di imparare questa preghiera, l'Ave Maria. Poi magari chi la impara o chi già la sa ci manda un piccolo messaggio vocale in cui dice l'Ave Maria, ci farebbe piacere. Poi abbiamo pensato di fare anche una cosa, un lavoretto che a voi piace fare. Allora, per fare questo lavoretto abbiamo bisogno di un tipo di pasta che si chiama di taloni o di talini, così. Ce ne bastano poco, 10, ok? Poi abbiamo bisogno delle tempere o degli acquerelli, di un pennello, perché cosa dovete fare, castori? Dovete pitturare i ditalini di 10 colori diversi, o se non ne avete 10 o non vi piace tutto colorato, potete scegliere voi i colori che preferite, ok? Vanno bene anche i colori delle vostre squadre preferite. Quando avete colorato tutti i ditalini, li mettete su uno spaghetto, su un filo, sull'accetto, vi fate aiutare chi ancora non sa fare il nodo da mamma e papà, ecco, e vi viene fuori questo, che è una piccola coroncina. Adesso i grandi dicono il rosario che è lungo, bisogna dire tante Ave Marie. Noi facciamo così, vi chiediamo di provare a dire ogni giorno un'Ave Maria soltanto, ok? Qui ce ne sono 10, tanto bene o male il mese di maggio è quasi finito, ogni giorno ne dite una, poi questa coroncina sarà completa. Questa coroncina ci ricorda di dire l'Ave Maria, poi potremo usarla come portafazzolettone, è perfetta, la metteremo sul fazzolettone tutti quanti. Chi non ha i ditalini, i ditaloni, a parte che è facile, si trovano nel supermercato, ma altrimenti potete anche prendere delle perline. Allora, visto che non so se l'avete mai sentito, ma il Papa più di una volta ha detto che il cristiano non è uno triste, musone, ma è una persona gioiosa. Noi il nostro rosario lo diremo pensando a delle cose belle. Poi magari ogni giorno mandiamo un messaggio per dire quel giorno l'Ave Maria a cosa la dedichiamo, solo a cose belle. Ok, castori? Allora, buon lavoro. Poi vi mando anche una canzone che ci invita, ci ricorda un po' che dobbiamo essere gioiosi, anche quando sembra che le cose vanno male, sembra che non troviamo la strada giusta, noi dobbiamo essere contenti e positivi che le cose belle torneranno. La canzone dice proprio l'amore vincerà, ok? Io ve la mando, poi magari se la imparate un giorno, quando ci rivedremo, la canteremo tutti insieme, ok? Crunk crunk castori, un abbraccio da tutti i vecchi castori.